Ciao Marco. Ciao, noi buongiorno. Grazie dell'invito. Artista Nolaris, piacere. Ciao, piacere. Ciao. Sei appena arrivato all'Euroflora da poco, hai già fatto un giro? Guarda, è come se fossi appena arrivato, perché sono andato direttamente prima dai colleghi a salutare, più che altro, e poi qua da voi perché ci tenete. Ricordiamo che Marco è stato il tuo. Ma certo. Marco è un giornalista di regione di Rai 3. E ovviamente anche un nostro ex collega di scienze, diciamo, della comunicazione. Assolutamente sì. Ovviamente è venuto in qua solamente perché è ex collega di scienze della comunicazione. No, per questo, perché siete un gruppo di amici, molti di voi li conosco ormai da parecchio tempo, e anche perché questo progetto mi piace veramente tanto. Speravo che partisse un po' prima per potermi coinvolgere, purtroppo è cominciato che io ero già fuori, ero già laureato. Come dicono i saggi, il tempo, ci vuole del tempo e ci vuole il momento giusto per... Assolutamente, questo è il momento giusto. Questo era il momento giusto da un anno a questa parte. Rodatevi ben bene, che vedo che la cosa va avanti con grande successo. Sei già venuto comunque ospite da noi al campus a parlare un po' della tua professione e di anche come sei arrivato. Vuoi magari di nuovo farci un sunto un po' del tuo percorso uscito da Scienze della Comunicazione per gli ascoltatori che oggi ci stanno ascoltando dall'Euroflora? Beh, io diciamo che ho preso Scienze della Comunicazione molto tardi. Alla vostra età avevo già un po' cominciato a lavorare su buoni ritmi, un po' la testa non c'era, quindi avevo tralasciato un po' gli studi, li ho ripresi qualche anno fa, li ho conclusi con grande piacere, appunto a Savona, in un bell'ambiente che consiglio sicuramente a tutti. Dopodiché quindi ero già inserito, insomma, nella mia realtà lavorativa, quindi non ho fatto altro che darmi un'ulteriore formazione teorica a cose che già conoscevo. Una specializzazione, quindi. Sì, diciamo che mi è servito appunto per darmi più basi teoriche. Avevo lavorato molto sul pratico, sulle questioni proprio del quotidiano del mio lavoro. Hai fatto un po' mi sono dato il percorso un po' di teoria. Contrario. Esatto, che non è male. Al contrario di quello che succede oggi, che magari tanti appunto fanno l'università, stanno lì, cioè magari cercano di finire il prima possibile. Sì, però poi magari non riescono poi a trovare, esatto, il lavoro per applicare le conoscenze. Esatto. Io ho fatto il percorso contrario, con piacere peraltro, perché comunque mi ha aiutato a capire meglio certi meccanismi anche della mia professione, mi ha dato delle basi teoriche che non avevo. È un po' come io faccio la stessa cosa con gli apparecchi tecnologici. Prima comincio a usarli, poi eventualmente guardo il manuale delle istruzioni, ho fatto la stessa cosa. Sistema totalmente empirico. Sì. Niente, quindi vabbè, adesso poi comunque tu ti dedicherai a girare quello che poi faremo anche dopo, noi a girare. Sì, farò un giro per Euroflora, non sono un grandissimo appassionato di queste cose, non me ne intendo assolutamente, però fa piacere vedere tanti colori, tanti fiori. Comunque se nel tardo pomeriggio caso di passare da queste parti, niente di fare un piccolo aggiornamento su quali sono le tue impressioni. Non te lo garantisco perché non conto di rimanere qui tutto il giorno. A differenza di noi che comunque esatto, siamo qui, ma voi siete condannati, io sono libero oggi. Fino a notte. Che cosa dire, ti ringraziamo per questo intervento, sei sempre ben accetto. Grazie a voi. E continua allora, visto che sei un affezionato, continua a seguire Campus Red. Vi seguo e vi sponsorizzo. Il tuo appoggio. Mi sponsorizzo con tutte le mie conoscenze. È un progetto nel quale credo, come vi dicevo prima, mi sarebbe piaciuto partecipare di più, quindi vi invidio e spero che andiate avanti con grande entusiasmo. Ti ringrazio. Grazie a voi. Ciao a tutti. Buona giornata. Grazie a voi. Ciao.